Il primo obiettivo è stato centrato, ma per giocare in Coppa, con il vantaggio del fattore campo, bisognerà vincere a Latina. I 3 punti ottenuti domenica scorsa sul campo di Ravenna, dunque, sono valsi la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia da Tonno Callipo Vibo Valentia. La nuova formula, infatti, prevede che le prime 4 passino già ai quarti, mentre le squadre dalla quinta alla dodicesima giocano gli ottavi. Con questa classifica, Vibo, che occupa l'ottavo posto, giocherebbe in casa contro Padova, nona ad un solo punto dai calabresi. A Latina, quindi, sarà importante vincere per giocarsi la qualificazione al Pala Valencia, ma non sarà facile. Vibo infatti ha dimostrato di potersela giocare e battere chiunque, come accaduto contro Padova, Piacenza, Verona e Ravenna. 4 vittorie contro squadre importanti, intervallate alla sconfitta casalinga contro Sora, che fino al match contro la squadra calabrese era ultima in classifica. Ora a chiudere la graduatoria insieme a Milano è proprio Latina, e questo preoccupa non per questioni scaramantiche, ma perché in questo campionato dalla quinta in poi non esistono gerarchie ben definite. Vincere a Latina sarà sicuramente difficile e duro, perché sono squadra costruita bene e non ha ancora dato quello che possono dare, perché sono, ora penso che sono all'ultimo posto, non è posizione, è posizione per loro che sono fatto. Quindi dobbiamo allenare e pensare a fare una grande gara.